Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna. Allora, la memoria era piena, insomma, ho dovuto fare un po' di cose così, sto proprio imparando. Eccoci qui, questo video potrebbe essere un po' lunghetto, vi avviso, perché nel mettere a posto la casa, sapete che stiamo svuotando cantine, casottini, sgabuzzini, eccetera, eccetera, ho recuperato anche uno scatolone gigante, una scatolina piccolina piena di trucchi che io non uso più. Sono per lo più, scusate, sono per lo più. Sì, mi metto un timer che mi deve ricordare che dopo 25 minuti bisogna stopparsi e faremo un altro video. Quindi dicevo, e sono trucchini che non uso più e ve li volevo far vedere. Saranno due video perché sono troppa roba. Allora, innanzitutto ho ritrovato tre palettine di Douglas. Erano queste qui, non so se qualcuno di voi ce le ha. Ed erano queste qui. Questa era a base, loro dicono marrone, ma mi sembra più un taupe, vagamente rosato. Comunque, vabbè, non importa. Poi c'era Delicate Pink, che secondo me invece è sul viola. Cioè, sbaglierò. Comunque questo è, eccolo qua, sono tutti usati, magari usati poche volte, ma usati, quindi venderli non li posso vendere. Adesso mi informerò, e anche questo era sul blu, anche se si chiama Smokey, e se sapete in quale modo ci si può liberare di trucchi che però sono usati, quindi io non è che voglio essere pagata. Questa era una palette bellissima di Guerlain. Magari per qualche scuola di trucco, per provarla magari su, non su persone, ma provare i trucchi su quelli che usano quelle bamboline, lì, insomma, comunque avete capito. Questo è, me l'avevano regalato, una palette, una limited edition di Guerlain, ma sono colori che ho usato veramente poco, tutti dorati, così, vabbè. E ok. Poi altri che, infatti questi li sto proprio già mettendo nella parte che elimino. Questa palettina di neve, non so se ve la ricordate, Bartender Spells del Key. Io ho un problema con ce la posso fare con gli ombretti di neve, ce l'ho sempre avuto. Se ne uso per esempio due colori, mi si mescolano uno con l'altro. Hanno una strana texture, probabilmente forse sono fatti in un modo che la mia palpebra anche no. Poi alcuni che ho già deciso di tenere, una è questa qui, Prelude di Line Crime, che è questa qua stupenda. Quelli di Line Crime sono veramente, non so neanche perché, secondo me l'ho messa via perché per eccesso di palette possedute, però questa la rimetterò in pista. E poi c'è l'Immortalis, che era quella nera, quella un po' funerea, con questi colori un po' funerei e bellissimi però. E questa sì, è leggermente fluorescente. Poi c'è questa qua di Pat McGrath, che sarà 2 o 3 anni che ce l'ho. Pat McGrath, come dire, fa una politica, nel senso, non è che mi permetto, ma so, una politica di marketing. Questi qui per esempio sono belli, ma alcuni, questo qua per esempio è durissimo, alcuni sono dei semplici top coat, anche così, così a vederli sono stupendi, però l'oro è bellissimo, anche questo verde è bello, però alcuni colori sono un po'. Quindi su una palette magari 4 colori ne usavate due, vabbè. Un altro brand che non mi fa impazzire, lo dico con umiltà, però bisogna anche dire la verità, è Charlotte Tilbury. Lo so che alcune cose saranno sicuramente, ma tutto sarà stupendo, però fa dei prodotti che a me sembra che non siano tanto inclusivi. Mi sembrano molto adatte a pelli chiare con i feli di capelli rossi e le persone a cui donano molto i colori neutri caldi. Quindi poi si è sforzata di fare anche dei colori freddi come questa Super Blue Luxury Palette, però onestamente, secondo me, il prezzo esorbitante, può
Poi io ho dei mono di Charlotte Tilbury, anche quelli non mi avevano fatto impazzire, però devo dire, imparando da una youtuber come andavano usati, devo dire sono belli. Forse anche quello è il mio problema, che non sono capace. Questa era una limited, vedete che ha la confezione un po' particolare. Anche questa a me non mi ha fatto impazzire ed è la Luxury Palette of Pops Dazzling Diamond. Non so, boh, non saprei dirvi, che ho preso proprio per provarle, quindi queste le metto lì, non so, boh. Ok, poi vediamo un po'. Ah, niente, questo era il cartoncino di quella di Pat McGrath. Sempre di Pat McGrath, non contenta, questa qui che pesa circa 1 chilo, come si fa a fare una palette, ditemi voi, così pesante? Secondo me i packaging stupendi, che giustifica, anche per giustificare il prezzo. Bellissima, stupenderrima, però penso che le terrò queste, ma più per ricordo. Questa è una Mothership. Ah già, tra l'altro non trovate il nome, dovete conservare la scatola, le scatole le butto e quindi non so neanche quale Mothership è. Va bene. Poi ho qui una vagonata di matite occhi completamente secche, queste le avevo già verificate, quindi questi le butto e ciao. Questo è il cartoncino della Mothership. E questa è un'altra di Wake Up Cosmetics, ne ho più di una, alcune mi erano state anche omaggiate. Questa era sui rosa, qualcuno magari l'ha provate. Ne avevo anche regalate alcune perché il prezzo era importante. Questa si chiama, era importantemente basso. Questa si chiama Bianca, gioco un po' su bianchi e neri, c'è un rosa pallido. Questa qua forse era la più bella, la meno peggio, che era la Deniz, che aveva un paio di bei viola, insomma, vabbè. Ma queste credo proprio che me ne libererò. E anche la Mercury di Huda Beauty, questa potrebbe essere regalabile. Infatti farò tre pigne di quello che tengo o quello che proprio butto e quelle che secondo me sono regalabili. Regalabile secondo me questa e quella lì di Guerlain. Ok. Poi, e questa è una scatolina piccolina, e adesso c'è lo scatolone grosso, che sarà, diciamo, mamma mia, quanta roba, bello bello impegnativo, signor, non so neanche come tenere ferma questa, la cosa, il coperchio, vediamo così. Allora, qui c'è il glizzy, devo tenerla ferma in qualche modo, forse così, no. Così, la tengo su così. Allora abbiamo la Glitzy Face Palette, Makeup Forever. Questa è bella, questa l'ho sfruttata abbastanza, come vedete soprattutto i tre. Devo, ecco, uso uno di questi per coprire un po' gli specchi. Vedete, questa non era male, è stata molto sfruttata, ma questa penso di questa di proprio di liberarmene. Ma si potrebbe regalare, ecco, non proprio buttare, secondo me. Poi abbiamo, questa è bellissima, questa la conservo, questa era di quando era ancora Kat Von D, bellissima, sempre un po' funerea la mica Kat, e questa è proprio bella, ha dei colori molto belli, non tutti ugualmente performanti, ma è una bella palette, questa la tengo, era quella per i 10 anni di Kat Von D. Poi lei ha mollato e ciao. Però questa la tengo. Poi vediamo un po'. Questa la tengo perché è un ricordo, l'ha regalata una mia amica. Questa è una delle prime di Huda Beauty. Queste erano, non so se ve le ricordate quelle, erano a più piani. C'era il piano di sotto, dove c'erano magari i prodotti, c'era il matitone rossetto, l'illuminante,
Erano i primi illuminanti, perché prima gli illuminanti non esistevano proprio come... Non riesco ad aprirlo. Ah, sì, perché sbagliavo. Sì, ho capito come si apre. Ok. E qui c'era la matita e dei bei colori. Questa era una vera rarità, questa non si trova assolutamente. Era la Shattered Face Case. Mamma mia, questa è stupenda, la tengo, guai a chi me la tocca, si scherza. Questa è di new, una scatolina di Nude Sticks. Ce la posso fare? Una scatolina di Nude Sticks, eccolo qua, con dei matitoni e anche con un pennellozzo che però credo che abbia perso... Sì, ha perso... Ah no, è un temperamatite. E con tre matite di Nude Sticks, con dentro anche lo specchietto. Sì, è carino, ma boh. Guarda, lo tengo così, ma si potrebbe anche vedere se è... Tanto sono anche colori che non mi donano, un po' caldini. Anche questo si potrebbe vedere se si riesce a regalare. Va bene, poi... Fate che c'è un sacco di roba ancora, eh. Poi ho le Naked. Questa è la Cherry, bella ma anche no. Questa si potrebbe vedere di regalarla. La Naked Smoky, che a molti non piaceva, ma io l'ho adorata e questa l'ho usata veramente tanto. Alcuni colori sono molto scavati. Questa me la conservo. Poi qui c'è la Naked Heat, questo proprio acquisto completamente sbagliato, di colori tutti caldi, complimenti Paola. Via. Poi abbiamo di Urban Decay, abbiamo, questa ha fatto un'epoca, Born to Run, ve la ricordate con tutte le foto di varie città, mi sembra anche, c'era anche una città italiana, se non vado errato, adesso naturalmente... Non la trovo, cioè vedo Parigi, vedo qua. Mi sembra che questa qua è un paesino di mare italiano. Questa, vedete quante cialde sono belle scavate. Questa potrebbe stare in quelle che regalo. Questa è una scatola di Pat McGrath. Questa è un'altra scatola di Pat McGrath. Queste sono di High Definition di non so chi. Non so che brand è questo. E Shadow Palette di High. Non so, penso che anche questa la regalerò. Poi ho di Nabla una scatolina vuota. Vabbè, anche questa la regalo che tanto non ho più cialde di questo tipo. Questa Naked Reloaded la regalo. E poi mi è venuto in mente che c'è una signora a cui potrei chiedere di Kiss Me Makeup, questa palettina non male, non male, e si regala allegramente. E questa di Kiss Me, con altre tonalità più scure, più invernali. Queste diciamo avevano una buona qualità, eh. Questa è una scatolina, ah sì, di un bellissimo rossetto che uso, eh. Questo è quel rossetto profumato di Kilian, grande, grande prodotto. Poi vediamo un po', questa è un'altra Venus XL2 di Line Crime. Che però colori che non mi donano per niente, molto, molto da spring, molto verde salvia, no, non mi sta, mi stanno malissimo quei colori. Questa è la prima Tarte che è arrivata in Italia, alquanto deludente. Era bellina, sì, questa cosa con dentro l'acqua, ma tutto specchietto per le allodole. Questi erano i colori, ma si poteva anche non comprarla. Poi anche queste che pesano sempre 2 quintali, non mi piacciono. Questa Riviera di Anastasia Beverly Hills, anche no. Acquisto completamente cannato.
Oltretutto era quella chiacchieratissima perché i rossi provocavano infiammazione agli occhi. Questa non so neanche se la regalo. Ok, poi ce n'è una piccina, 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 piccina di... No, questa perché l'ho messa qui? Questa è carina. L'Eye Shadow Trio, il Dawn, i colori freddi. Ah, sì, ho capito. Di Elsie. Sì, c'era una cialdina che si è mezza distrutta. Però questa è una bella palette, questa la conservo, la tengo. Allora, questa è un'altra Anastasia Beverly Hills, che poi forse non mi ha più fregato. No, vabbè. Stesso discorso, questa chiacchieratissima perché infiammava gli occhi. Quindi, ciao. Queste sono quelle belle, tipo questa qua di Anastasia Beverly Hills, pure lei. La Norvina, la Pro Pigment Palette volume 2. Non ho più preso palette così giganti perché anche no, perché sono colori troppo vibranti, niente. Questa però si può regalare. Se vi vengono delle idee, io sto pensando a una, ah, questa è un'altra Carnival Palette. Questa è di Be Perfect. Questa è bella usata, eh. C'ho anche due illuminanti, però queste le regalo. La Norvina, questa non era male, aveva dei bei viola, vero? Boh, questa si potrebbe anche tenere. Ah, questa mitica, la Subculture, questa era proprio una gran bella palette di colori freddi, bella. I colori invernali, ma freddi, niente, niente male. Non faccio swatch perché qui è il festival cascano tutti i cosi, come si chiamano. Un'altra festival weekend, quindi è piccolina, anche se è gigantesca in realtà, sempre di Biaca Cosmetics. Queste ne compravo per qualche anno, ho fatto così, ne compravo una ogni estate, l'estate dopo ne compravo un'altra, quindi a sto punto si sono un po' accumulate. E quindi anche questa finisce regalata. Anche questa finisce regalata. Mettiamoci però, c'è la sua bella scatoletta. Sono in buono stato comunque, io cioè, non sento cattivi odori, secondo me sono sfruttabili, però ripeto, essendo stata usata, magari così un po' per giocare su bamboline e nelle scuole di trucco e quant'altro. Poi quelli di Violet Voss. E questa è la mitica Flamingo, anche questa l'ho usata per tutta un'estate, però capite che comprare una palette, anche se costa poco, e usarla poi una sola estate. Come vedete sono tutti un po' sullo stesso mood, di colori molto 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 vibranti, direi proprio pop. Questa no, aveva anche una bella copertina, molto molto californiana. Poi abbiamo Peterac. Ma queste sono belline, si potrebbero anche tenere queste pitirac qui, anche se questi sono colori caldissimi, per me non vanno bene. Questi no, questi potrebbero andare. Ma sono anche palette molto vecchie, io non so neanche se è prudente mettere sugli occhi una roba così vecchia. No, questa la tengo perché mi è stata. Infatti, questa non è stata usata. La mia carissima amica, questa me la tengo. Party Animal. Queste non si trovano più, di Laura Lee. Queste non le trovate più. Te la tengo. Altro pazzesco, il Me, Myself e Mitchell. Anche questo credo che sia sempre ce la posso fare? Di Delphica, HSE? Boh. Non so, copertina molto molto pop, che aveva qui tutti i colori cassati.